c'è posta per te durerà di più, il programma si allunga di 2 puntate. Quando finisce c'è posta per te 2018? Il prossimo 31 marzo, 2 nuove puntate per il programma di Maria De Filippi. 2 nuove puntate per c'è posta per te. Mediaset ha deciso di allungare il programma di Maria De Filippi con 2 puntate in più. Un modo per contrastare la concorrenza di Ballando con le Stelle, la cui nuova edizione partirà su Rai 1 il prossimo 10 marzo. A far sapere la novità è il sito di Davide Maggio, che rivela anche che Milly Carlucci è piuttosto arrabbiata per la situazione. La conduttrice Rai sperava infatti di riuscire ad avere la strada spianata per il ritorno del suo varietà, ma gli ottimi ascolti di questa stagione hanno spinto i dirigenti di Canale 5 a rivedere la programmazione del sabato sera. Chi saranno i prossimi ospiti di C'è posta per te? Dunque, se C'è posta per te si allungherà di 2 nuove puntate, chi saranno gli altri ospiti di Maria De Filippi? Mancano all'appello gli annunciati Belen Iannone, Patrick Dempsey, Ezio Greggio, Alfonso Signorini. Pare però che nelle ultime puntate della trasmissione ci sarà meno spazio per i VIP a favore di più storie comuni. Il motivo? Il poco tempo a disposizione, considerato lo scarso preavviso di Mediaset. Dopo c'è posta per te inizierà Amici di Maria De Filippi. Dopo la fine di C'è posta per te, prevista quindi per il prossimo 31 marzo, Maria De Filippi resterà in onda il sabato sera. Dal 7 aprile, rigorosamente in diretta, è fissata la data d'inizio del serale di Amici 17.